Le disposizioni in materia di rottamazione dei ruoli e sull'applicabilità dell'articolo 322 ter del codice penale a tutti i reati tributari al centro dell'evento organizzato questa mattina al Palazzo delle Scienze dallo studio Pogliese di Catania, dal Dipartimento di Economia e Impresa dell'Università di Catania e dall'Associazione Nazionale Tributaristi Italiani, sezione Sicilia Orientale. Nel corso dell'incontro sono state approfondite le differenze tra il disegno di legge Bernini-Floris e il decreto fiscale 193 collegato alla legge di stabilità emanato dal governo il 22 ottobre scorso. Il convegno di oggi tratta sia il tema della rottamazione dei ruoli e sia il tema del 322 ter, che è l'articolo del codice penale che prevede il sequestro finalizzato alla confisca, applicato a tutti i reati tributari. In ordine alla rottamazione dei ruoli, nel febbraio del 2016 la senatrice Bernini di Forza Italia ha presentato un disegno di legge sulla rottamazione dei ruoli. È stato introitato al Senato della Repubblica. Il governo Renzi, nell'ambito della manovra economica per il 2017, ha pensato bene di promulgare un decreto legge per problematiche di natura fiscale in cui nello stesso è inclusa la misura della rottamazione dei ruoli. Sul punto bisogna tener conto che il dato dell'importo totale dei ruoli non ancora incassati del luglio del 2005 ammontava a 682 miliardi di euro, con un incremento di 150 miliardi rispetto all'analogo dato di due anni prima. Quindi questo ovviamente segna una criticità nella esazione dei ruoli. L'eziologia di questa criticità non ci interessa in questo momento, quindi il provvedimento finalizzato alla rottamazione, che in definitiva determinerà un ulteriore introito di entrate tributarie per lo Stato, obiettivamente è un fatto importante sia nell'ambito del micro, nella misura in cui in questi lunghi anni di crisi buona parte dei contribuenti, sia del sistema delle imprese, sia delle famiglie che dei privati hanno legittimamente, e sottolineo legittimamente, non effettuato i pagamenti delle imposte nella misura in cui il sistema di riscossione prevede tutta una serie di provvedimenti finalizzata alla riscossione nel tempo, quindi alla dilazione nel tempo di questi incassi. Questo pezzo di società civile costituito dall'Università, dall'Andi e lo studio Pogliese, per quello che vale nel sistema, vuole porre all'attenzione della politica, e quindi in questo convegno ci sarà la partecipazione di autorevole esponente della politica a partire dalla senatrice Bernini, vuole porre questa questione per un miglioramento nel caso del 322 ter, nel raccordo tra normativa penale e normativa tributaria, nel caso del disegno del decreto fiscale, per renderlo applicabile, concretamente applicabile, con dei benefici significativi sia per le finanze dello Stato sia per il privato. In questo momento di grave crisi economica bisogna aiutare i cittadini. Noi abbiamo avuto purtroppo una casistica del dolore che è presente a tutti noi, imprenditori che al limite della sofferenza addirittura hanno rinunciato alla vita, piccoli imprenditori, commercianti, artigiani, professionisti che si sono trovati alla fine del mese nel dilemma se pagare le tasse, pagare magari i ratei di un debito pregresso con lo Stato, pagare i loro dipendenti o mantenere la loro famiglia. Tutto questo non è più accettabile. Noi abbiamo, insieme al Movimento Oppressi dal Fisco, esaminato una serie di situazioni dalle quali abbiamo tratto una morale. I cittadini devono essere aiutati. Abbiamo pensato che a fronte di gravi e risalenti difficoltà finanziarie o a fronte di momentanee difficoltà finanziarie non si potesse accettare ed avallare lo stalking fiscale che Equitalia certe volte pratica sui cittadini. Noi stiamo parlando, e lo vorrei sottolineare con l'evidenziatore giallo, non di un condono ma di un sostegno, di un supporto temporaneo a persone, contribuenti, cittadini che hanno dichiarato fino all'ultimo euro ma che per una situazione contingente non sono in grado di pagare. Quello che noi vogliamo fare è, senza togliere nulla a nessuno, aiutarli.
aiutarli con una rateizzazione più accettabile, aiutarli con una riduzione del debito originario e un'eliminazione degli interessi, dell'aggio e delle sanzioni che sia compatibile con la loro vita. E tutto questo lo vogliamo fare perché i cittadini italiani se lo meritano.